Salve a tutti, amici di CDK. Qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 25 novembre dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che CDK ha da proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30 per tanto Overwatch, soprattutto in questi giorni perché stanno i drop attivi, oppure la sera dalle 21 alle 23 per tanti giochi come Genshin Impact, Tetris 99, The Binding of Isaac, Taekwondo Tatsujin e tantissimi altri giochi, quindi mi raccomando, vi aspetto sul mio canale Twitch. E nel mentre iniziamo con la presentazione dei giochi di oggi. Il primissimo gioco gratis che presentiamo sull'Epic Store è Elite Dangerous, un gioco che io vi straconsiglio di giocare se vi piacciono giochi spaziali, comunque di esplorazioni open world, e so anche che alcuni miei amici lo stanno già giocando e se ne stanno innamorando completamente, quindi davvero straconsigliato di giocare questo giochino. Invece gratis sempre sull'Epic Store stanno dando The World Next Door, che è un gioco che stiamo iniziando in questi giorni a conoscere, ed è un gioco indie d'azione e avventura, dicono in stile anime, però comunque la grafica è molto molto carina e interessante, quindi anche qui se volesse provarlo assolutamente riscattato dall'Epic Store. Invece per chi ha l'abbonamento all'Xbox sta andando gratis Swim Sanity, un gioco d'azione ed avventura perfetto da giocare in compagnia visto che è multiplayer in coop. Potrebbe essere un modo molto più divertente per passare questo lockdown insieme, quindi mi raccomando giocatelo, scaricatelo e giocateci insieme. Per chi ha invece l'abbonamento al PlayStation Plus stanno dando Middle Earth Shadow War, anche qui straconsigliato questo gioco perché anch'io l'ho giocato un po' di anni fa ed è perfetto per chi adora giochi open world, RPG o comunque fantasy, quindi davvero straconsigliato di giocarlo e di provarlo perché è tanta 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 robina. Per i giochi in uscita invece il 1 dicembre uscirà Worms Rumble, che è un gioco che sto iniziando a scoprire adesso e vedo che è in multiplayer d'azione e soprattutto è in stile Battle Royale, quindi poi soprattutto super scontato sul nostro sito, un pezzo del genere assolutamente dovete provarlo ed è anche un modo un po' diverso per divertirsi. Sempre il 1 dicembre uscirà anche Chronos Before the Ashes, anche qua stiamo iniziando a conoscere questo gioco ed è un gioco d'azione e d'avventura in stile Souls-like e sembra comunque molto molto carino e interessante, anche la grafica mi interessa alquanto, quindi se interessa anche voi compratelo sempre sul nostro sito perché è scontato. Altro gioco che mi interessa alquanto, sono molto curiosa di vederlo, ed è Twin Mirror, che uscirà sempre il 1 dicembre e forse potrei anche provarlo con voi su Twitch, perché vedo che è un gioco d'avventura, narrazione e investigazione, un po' diverso dal solito, sono molto curiosa di provarlo. Siete curiosi? Provatelo anche voi. Invece il 2 di dicembre uscirà Empire of Sin, stiamo parlando anche qui da un po' di giorni, ed è il nostro gioco di strategia RPG a turni e sembra molto 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 bellino e anche questo mi interessa alquanto. Potrei portare anche questo su Twitch, ma ovviamente anche voi tutti quanti compratelo dal nostro sito. Per i giochi invece super scontati abbiamo a 4,62€ Desolate, un gioco che non conoscevo ma vedo che è di sopravvivente d'azione horror sugli zombie e sembra comunque anche carino, è un modo diverso, comunque è diverso di gioco, quindi nel caso anche qua compratelo perché è super scontato. Invece un altro giocone, questo è veramente un giocone raga, 2,70€ e regalato, è Warhammer Vermintide 2, assolutamente questo gioco in prima persona anche in slash è famosissimo, vi straconsiglio di giocarlo perché è veramente stupendissimo, mi raccomando chiamate tutti quanti i vostri amici e giocatelo insieme. Invece a 82 centesimi, pochissimo, abbiamo Siralim 3, che è un gioco che non conoscevo, sto iniziando a conoscerlo ora, e vedo che è un gioco RPG e dice Creature Collector, quindi sembra un qualcosa di vagamente simile forse a Pokémon, non ne sono sicura, ma sembra comunque molto carino e interessante, poi ha un prezzo irrisorio come questo. Invece altro gioco a 1,20€ c'è Distance, che è un gioco che sto iniziando a scoprire adesso ed è di corse futuristico e soprattutto in multiplayer, qui si può giocare insieme, sembra molto molto divertente e carino, poi veramente a un prezzo del genere è regalatissimo, quindi nel caso se vi interessa compratelo e giocatelo. Noi invece con quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione del 25 novembre, vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima presentazione di giochi, a presto, ciao ciao!